Bentornati, avevamo detto prima della pubblicità che parleremo di Nissan e Mitsubishi. Cominciamo per la casa dei tre diamanti perché è disponibile sul mercato europeo la PHEV Outlander, equipaggiata con un impianto ibrido molto particolare. Vediamo tutto in questo prossimo. In sintesi, le funzionalità e versatilità da crossover 4x4 della Mitsubishi Outlander PHEV sono di emissioni e consumi ai minimi termini, grazie a 52 km di autonomia reale in modalità solo elettrica e un'autonomia complessiva in modalità assistita, sia elettrica sia endotermica, che supera gli 800 km. Questa è l'evoluzione del concetto di mobilità ecocompatibile. La mobilità elettrica estesa, senza compromessi su comfort e prestazioni e senza ansie da autonomia residua. Sebbene lo sviluppo del motore endotermico punti sempre più sul contenimento dei consumi e delle emissioni, è chiaro che non potrà mai raggiungere i valori di ecocompatibilità della trazione completamente elettrica. Questa, di converso, sembra porre a tutt'oggi limiti a clienti che, non consci delle loro percorrenze medie, si pongono criticamente davanti ad autonomie comunque di tutto rispetto. La City Car elettrica EMEA di Mitsubishi ha valori di autonomia di 120 km, ben superiori alle percorrenze medie settimanali della clientela a cui si rivolge. Di fronte a questo scenario, alcuni costruttori hanno intrapreso la via della motricità ibrida, ponendo però la limitazione di un sistema chiuso, dove sovente l'autonomia in motricità elettrica è possibile solo per chilometraggi veramente esigui. Alle già elevate prestazioni in termini di consumi ed emissioni dei motori endotermici Mitsubishi si è unita la tecnologia dei motori elettrici. Il sistema di trazione denominato Twin Motors 4-Wheel Drive sfrutta la tecnologia SAVC di derivazione Lancer Evo, sviluppata per migliorare le prestazioni dinamiche dei veicoli. È alimentato da un pacco batterie di collaudata concezione che, qui la novità, non è più un sistema chiuso, ma prevede la ricarica da qualsiasi presa di corrente da 220 V e 10 A, limitando l'affanno del cliente per la ricerca di un punto di ricarica. È inoltre possibile la ricarica rapida, 80% di carica in 30 minuti, da apposita colonnina trifase. Il pacco batterie è alloggiato inoltre in posizione tale da non sottrarre spazio al grande bagagliaio né limitare la distanza da terra del telaio. Qui sta il concetto del veicolo full range electric, la motricità elettrica garantita anche per lunghe percorrenze, con il motore endotermico usato come propulsore del generatore di bordo, che mantiene lo stato di carica delle batterie. Non solo. Il motore endotermico può essere usato come un normale generatore di ricarica anche a veicolo fermo. Il veicolo full range electric è dunque un concentrato di tecnologia che si guida normalmente, sfruttando inoltre il comfort e le capacità del crossover Mitsubishi. Un passo avanti nel piacere di guida, consapevole e sportivo, nel piacere di partecipare alla riduzione dell'inquinamento e del risparmio delle risorse del pianeta, senza limitare la consapevole individualità e libertà permessa dalla mobilità individuale. Outlander PHEV accontenta lo stile di vita e di guida a seconda delle diverse situazioni. Nel quotidiano, in modalità elettrica e a costo zero, tempo libero e lunghe percorrenze, nel fine settimana e nelle vacanze, senza ansia di ricarica, con in più la possibilità di usare ricariche rapide mentre si fa la spesa o si beve un caffè in autogrill o nella sosta notturna nel parcheggio di un hotel. Quindi, in base alle condizioni di carico, alle caratteristiche del percorso e alle necessità del guidatore, la Mitsubishi Full Range Electric permette di percorrere più di 800 km sfruttando appieno le potenzialità dei suoi tre motori e del suo pacco batterie, grazie ad un'elettronica di bordo sofisticata ma integrata con tutti i sistemi operativi. Usata come una normale auto elettrica, la Full Range Electric percorre circa 52 km in trazione integrale e con velocità di fino a 120 km all'ora.
in modalità elettrica assistita, quindi con il motore endotermico da generatore, sempre in trazione integrale e con velocità fino a 120 km all'ora, l'autonomia dipende unicamente dallo stile di guida e dalle condizioni del percorso. In caso di richieste di potenze ulteriori o di guida sportiva, la vettura passa alla modalità endotermica assistita, in cui la trazione integrale è alimentata dal motore endotermico e i due motori elettrici forniscono ulteriore spunto. Le modalità di trazione sono impostate dal software di bordo in accordo con le richieste del conducente e le caratteristiche del percorso, garantendo in primo luogo la sicurezza attiva, ad esempio la potenza in fase di sorpasso, e il risparmio energetico.